La categoria ne esce deturpata perché l'ascoltatore cittadino non capisce tu che mestiere fai. Un giornalista deve essere chiaro che mestiere fa e lo deve fare con strumenti il più possibile chiari, onesti, leali. Ma nella legge del 63 c'è scritto lealtà e buona fede. Oh, ma che la mettiamo adesso? Sono passati 50 anni, 60, quanti sono? 60. E la lealtà e buona fede era già lì. Il signor Mercù, mio collega, iscritto all'ordine nome e cognome del Friuli Venezia Giulia, se non mi sbaglio anche consigliere regionale dell'ordine, che è scandaloso, ha fatto una cosa sleale. E già le regole dell'ordine non lo consentono. Allora su questo non c'è bisogno, non devo cercare di discutere perché se invece la spinta di Mercù e di Cruciani fosse quella di accertare delle verità, di fare del giornalismo onesto, professionale, vero, nell'interesse del cittadino, io sono d'accordo, il tentativo di usare degli strumenti anche abnormi, anche non tradizionali, diciamo così, per accertare una verità, ben venga, non è che stiamo negando questo, però l'imitazione dell'uomo politico non solo è una buffonata, ma è una cosa già adesso condannabile e che deve essere. Non so che non fate da bene.